È la parte più complicata. Noi siamo dei gestori di relazioni, non sicuramente di parte tecnica, per cui gestire il patrimonio di un cliente è difficile perché si tratta del lavoro di una vita, quindi sudore, ma è anche altrettanto facile perché il cliente può ragionare con la pancia, il consulente finanziario deve ragionare con la razionalità. Per cui portare il cliente sulla razionalità è molto semplice. I clienti sono per lo più persone anziane, perché la ricchezza in Italia è posseduta per la maggior parte da persone anziane, e sono persone che hanno già costruito il patrimonio, per cui la prima caratteristica è mantenere il patrimonio. Altro tema importantissimo è la pianificazione successoria, perché le liti maggiori nelle famiglie italiane arrivano purtroppo dopo che c'è la premorienza. Per cui si affronta il problema dicendo anticipiamo, vediamo di non lasciare problemi agli eredi, e quindi si va a affrontare in maniera legale e tecnica come risolvere il problema anticipando purtroppo l'evento che prima o poi capiterà a tutti. Gli strumenti che vengono utilizzati sono per lo più o titoli di Stato, quindi white list in cui non si vanno a pagare imposte, o eventualmente contratti assicurativi dove per definizione di codice civile sono insequestrabili e impignorabili e non rientrano nell'asse ereditario.